Giovanni Antonio Popolo di Forza Italia è il nuovo presidente del Consiglio di Ariano. Resta la spaccatura nella coalizione di Mimmo Gambacorta, che neanche in questa seconda seduta del Consiglio è riuscita ad arrivare coesa intorno ad un unico nome. Questo è il dettaglio della terza votazione: 9 voti Popolo, 5 Pasquale Porro, 2 Luca Orsogni ed una scheda bianca. Vicepresidente Mario Iorio dei 5 Stelle, votato su proposta di Carmine Grasso del PD. E a proposito di PD, i mal di pancia nel centro-sinistra non sono stati ancora assorbiti. Dopo che il sindaco Enrico Franza ha presentato ufficialmente la giunta, le dichiarazioni di Giovanni Lavita hanno scombussolato la seduta. Lavita, al quale sarebbe spettato un posto da vice sindaco per essere stato il più votato della coalizione, ma che ha dovuto fare un passo indietro per dare spazio alla giunta esterna, ha chiesto al sindaco spiegazioni sull'anomala presenza della Lega nell'esecutivo. Ho voluto marcare un'anomalia che è di carattere politico e che vede il nostro gruppo, l'area progressista e la sinistra, in seria difficoltà rispetto alla presenza della Lega all'interno dell'esecutivo. Può ben comprendersi la convergenza su un obiettivo comune durante la fase di ballottaggio, il sostegno alle linee programmatiche, ma insomma nella gestione della cosa pubblica ovviamente si rimarca quello che è anche un ruolo politico nell'azione programmatica, per cui credo che il sindaco debba chiarire questo aspetto specifico già durante le dichiarazioni programmatiche che di qui a breve andrà ad esplicare. Il problema ovviamente è di carattere politico, chiaramente il sindaco ha dato una spiegazione che noi riteniamo insoddisfacente. Speriamo insomma che questa cosiddetta sperimentazione, così come è stata definita, possa chiarirsi quanto prima. Diversamente insomma le difficoltà che abbiamo esposto rimarranno tali. Dunque una circostanza che mette in difficoltà l'area progressista e la sinistra, che hanno contribuito ad eleggere Franza. Cusano, sentitosi chiamare in causa, ha rimarcato che Vito De Luca non è un tesserato della Lega, ma una persona proposta in quanto valida, che quindi può dare un apporto utile all'amministrazione. Mentre Franza ha spiegato che la questione non è politica, ma programmatica. Vi è stata un'alleanza, vi è un'alleanza programmatica su alcuni punti che saranno certamente palesati nella prossima seduta consiliare, e proprio per rispondere, per dare sostanza alla volontà di cambiamento, alla volontà di discontinuità, di rinnovamento che è trapelata chiaramente dal giudizio popolare. Ma è chiaro che vi è qualche difficoltà oggettiva di carattere operativo, ma noi siamo qui per fare in modo che queste difficoltà siano sormontate, come dicevo, da un patto comune per la città, al quale io mi auguro possano aderire tutte le formazioni politiche, tutte le forze politiche che si professano responsabili e che hanno a cuore le sorti della nostra città.